i dati! Terre di Romagna, Pietro Dores de Romagna. Thank you.
il grillo che fa questo pane, questi frutti per dare da mangiare a questi bambini, a questa contrada che quest'anno finalmente vincerà. Buonasera a tutti, sono Massimiliano della Sala di Reggio Emilia, della Sala d'Arme Achille Marozzo. E la nostra sala è un'associazione in realtà che comprende diverse sale in tutta Italia e si occupa dell'insegnamento, delle discipline di scherma, anche comunque non solo di scherma, ma delle arti marziali storiche, rinascimentali piuttosto che medievali, che comunque riguardavano, si trovavano in Italia tra il Rinascimento e comunque, come dicevo, sia rinascimentali che medievali, quindi anche medievali. Per fare questo, cioè per l'insegnamento, praticamente ci avvaliamo dei trattati che sono stati reperiti anche in diverse biblioteche anche da parte di alcuni membri della nostra associazione, non sono questi, però questi sono quelli un pochettino più conosciuti da tutti, tra i quali l'Achille Marozzo, che è quello che poi dà il nome alla nostra associazione, autore di un trattato, Opera Nova, nel quale insegnava e dava degli insegnamenti a quelli che in realtà erano poi i suoi allievi per quanto riguarda la disciplina della scherma in tutte le varie sue forme, quindi con tutte le armi che si potevano utilizzare per questo tipo di insegnamento. Quindi la spada sola, si utilizzava effettivamente un'arma sola, quindi una spada come tipo questa, utilizzando diverse tecniche che aiutavano appunto l'allievo a difendersi e anche ovviamente attaccare, quindi a salvare la vita. A doppio filo e con delle protezioni per la mano, per poi arrivare a delle discipline combinate, come per esempio questa è una semplicissima cappa, quindi un mantello che ovviamente un buon uomo poteva portare con sé e che all'occorrenza, oltre che proteggerlo dalle intemperie, poteva servire anche a proteggergli la vita, quindi si utilizzava in diversi modi, si poteva imbracciare avvolgendola intorno al braccio in questo modo da poter utilizzare come seconda arma in copertura del proprio corpo e poter usare l'altra arma appunto per andare a offendere. Diversamente, appunto, il trattato spiega anche diverse altre tecniche che utilizzano sempre la spada con una daga piuttosto che un brocchiero come questo, oppure targa e altre cose. Poi si dovrebbero essere divise comunque anche in armi militari piuttosto che civili, che erano quelle che si trovavano piuttosto in battaglia che non in uno scontro o in duello civile. Gli altri invece sono altri trattati che vediamo che rappresentano diverse epoche precedenti, anche per esempio come Flos Duellatorum, sempre edito con la collaborazione di alcuni nostri associati, e altre edizioni comunque di Manciolino piuttosto che di 33, che è un trattato ancora più antico. Uno dei primi trattati trovati, ancora integro, ricostruito comunque, che parla appunto di spada e brocchiero, come dicevo, però in un'epoca precedente, perché parliamo del 1280. La sala si occupa di tutte queste cose e lo fa in tutte le sedi che sono all'uopo comunque disponibili sul territorio Reggio e speriamo anche in futuro anche Parma. Grazie. Salve.
Civetta insoddisfatta. C'era una volta una civetta che viveva nei boschi, aveva tantissimi amici ed era così felice della sua vita che non desiderava altro. Un giorno la civetta vide un barbagianni. Quel barbagianni è così bello e candido, pensò la civetta, in confronto io sono così scura e insignificante. Così la civetta si avvicinò al barbagianni e disse: sei così bello, devi essere tu l'uccello più felice della terra. Ma il barbagianni rispose: pensavo di essere l'uccello più felice della terra, poi ho visto un allocco. I suoi occhi erano così grandi e scuri, in grado di vedere così bene nella notte, che mi sono sentito insignificante. Credo che l'allocco sia l'uccello più felice della terra. Allora la civettina andò dall'allocco. Che occhioni grandi hai, chissà come vedi bene nella notte, devi essere tu l'uccello più felice della terra. Pensavo di essere l'uccello più felice della terra, disse l'allocco, finché non ho visto il gufo. Era così grande e possente
che mi sono sentito insignificante al suo confronto. Credo che il gufo sia l'uccello più felice della terra. Allora la civettina curiosa andò dal gufo e lo trovò tutto solo e triste appollaiato nel suo albero. «Sei così grande e forte, sicuramente sei tu l'uccello più felice della terra!» Ma il gufo sospirò e disse: «Pensavo di essere io l'uccello più felice della terra, ma a causa del mio aspetto tutti hanno paura di me, non ho amici e sono sempre solo. A volte guardo il cielo e vedo voi civettine che volate allegre e spensierate e vorrei essere proprio come voi, una civetta. Credo che la civetta sia l'uccello più felice della terra». Paragonandoci agli altri, dimentichiamo quanto siamo fortunati e quanto valiamo. Il segreto della felicità è essere grati per ciò che abbiamo e non arrabbiati per quello che ci manca.